Siamo pronti per andare in casa Mirto Crosia, con noi c'è il tecnico della compagine dello Ionio Cosentino tedesco. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi qui su Stadio Radio. Ed allora mister, oggi arriva questo pareggio contro il Mesolaca, una partita che poteva essere molto insidiosa perché il Mesolaca veniva dalla scossa del cambio di allenatore. Sì, guarda, tante volte magari si pensa che le squadre che stanno lì in basso o magari siano inferiori alle altre, però oggi sembra che ambie le squadre abbiamo dimostrato diciamo di essere tutte e due all'altezza e ce la siamo giocati. L'importante è aver mosso la classifica e poi oggi si sapeva che era una partita maschia è combattuta. Noi siamo comunque contenti di aver mosso la classifica e andiamo avanti così. Speriamo bene poi per il futuro. Come sta, diciamo, questa stagione, questi 5 punti vi rendono soddisfatti? Il Mirto Crosia è una squadra che è stata molto attiva sul mercato quest'estate, una matricola. Chiaramente se si è attivi per lungo tempo l'amalgama arriva dopo. Sì, guarda, con mille difficoltà perché ci sono state all'inizio, siamo andati è vero sul mercato, qualcosina non ha funzionato, abbiamo dovuto cambiare spesso giocatori, sembra che stiamo trovando adesso diciamo un equilibrio più di prima, ancora qualcosina bisognerebbe inserire perché abbiamo alcuni problemi in un reparto in particolare. Speriamo di scendere sul mercato, ci stiamo già muovendo a dicembre e di sistemarlo, insomma, e di andare avanti con i nostri progetti. L'ultima domanda è sulla prossima avversaria, che è una delle grandi di questo campionato, perché sì, si va a Sersale. Sì, e beh, noi sia il Sersale sia le altre temiamo tutto, rispettiamo tutti, sicuramente andremo lì a giocarci la nostra partita sperando di fare pure il risultato, insomma. Certo. Bene, grazie okay. Mister, una buona grazie serata. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Grazie, arrivederci. Ringraziamo mister Tedesco, il tecnico del Mirto Crosia.